Differenza abissale. Dopo aver superato la selezione per l'iscrizione alla facoltà di medicina, ebbi un grave incidente. Mia zia Amalia mi aveva prestato per il weekend la sua villetta ai piani di Arcinazzo. Era un posto selvaggio, accanto alla villetta c'era un profondo burrone che scendeva fino a una piccola valle. Attraverso il burrone era stato gettato un ponte rustico lungo una quarantina di metri. Avevo 21 anni ed ero orgoglioso per aver vinto l'iscrizione alla facoltà. Dopo aver corso per una buona oretta ero senza fiato. Decisi di attraversare il ponte per abbreviare la strada del ritorno. Nel mezzo del ponte ebbi un malore, caddi sulla balaustra, la scavalcai, precipitai su un abete che si spezzò in alcuni rami e mi depositò duramente sul terreno, a 5 metri dalla balaustra. Ci vollero 3 giorni prima che uscissi dal coma e più di 2 mesi prima che potessi alzarmi dal letto. Durante quel tempo la vita mi ebbe soltanto come spettatore. Pensai e ripensai, o meglio, meditai e meditai. Mi chiedevo perché ero sopravvissuto, perché avevo ancora la coscienza di esistere. Ero all'inizio dell'evoluzione spirituale. Mi scuso. Adesso so che l'evoluzione è solo spirituale. Mi chiedevo se la mia essenza era eterna oppure no, oppure mi chiedevo se morivo avrei avuto una sopravvivenza da altro tipo, ma non ero affatto soddisfatto delle mie elucubrazioni mentali. La mente non mi diceva nulla che mi fosse della minima utilità per capire qualcosa di più della mia vita. Vissi poi un seguito di preoccupazioni che allora non mi sembravano piccole e di fatica, che non mi sembrava proficua, disagi, restrizioni, inutile monotonia. Mio figlio nacque cardiopatico, mia madre fu investita sulle strisce pedonali. Mia moglie ebbe un cancro al seno e io fui trombato nel mio partito. Ma la mia coscienza cominciò a intuire che questi erano problemi dell'uomo, non suoi, che il sentire non muore mai e le mie disgrazie, comuni a tanta gente incarnata come me, perdevano i loro caratteri di drammaticità, perché la coscienza non è provvista, come la mente, di emotività. L'emotività è legata al sistema nervoso e alla psiche. Era la mente che mi portava l'angoscia della vita e della morte. Adesso sono grato ai maestri immateriali per avermi fatto comprendere che tra la mente e la coscienza esiste una differenza abissale.